estate a Milano scatta il patto per la sicurezza, un protocollo tra prefettura, comune e regione che prevede una maggiore presenza di forze dell'ordine. Se infatti i reati in città nei primi mesi sono calati del 12%, la percezione dei cittadini è diversa. Ecco allora la decisione di predisporre più controlli sulle strade anche per far fronte all'allarme prostituzione, un business che non si ferma mai, con le lucciole sui marciapiedi 24 ore su 24, impossibile non notarle di notte, più discrete di giorno, comunque sempre presenti. Vedete la ragazza? È qua, è ancora lì, sì, oggi a volte sono qua due, una bionda e una nera, oggi ce n'è solo una. Insieme a Fabiola Minoletti del comitato Abruzzi Piccini giriamo per le strade del quartiere. Vedi, loro sono in genere qui, vediamo. Allora, una è questa qui, la vedi? Questa, proprio quella di là. E una è questa qui. E questa loro qui. Sono italiane. Sono italiane, loro sono qui da una vita e ricevono negli alberghetti lì di fronte. Di giorno qui ci sono soprattutto ragazze albanesi, rumene, ma anche cinesi e magrebine. In genere le prime arrivano dalle 10 in poi, a regime, perché a regime sono tipo 18. I marciapiedi sono tutti lottizzati, le prostitute poi si spostano in alberghi o in appartamenti della zona. Come questa? Questa qui, quelle che adesso si gira. No, no, la signora, questa qui, sì, guardala. Questa qui è un'albanese, sì, sì, sì. E là invece è l'angolo delle cinesi, quella è una cinese, la vedi? La là è l'angolo, quello è proprio il loro marciapiede. Questa signora con gli occhiali? Di qui. Sì, sì, è una prostituta. Se le ripassiamo fra un po'. Ecco, poi e lì è il pezzo di cinesi, lì è cinese così, è iniziato nel 2007. E qui, tra le macchine, piano, ecco, questa è una. Noi come comitato siamo sempre da anni convinti che il fenomeno della prostituzione si può, diciamo, contenere e contrastare soltanto attraverso una legalizzazione. Quindi ragazze organizzate in cooperative che pagano i contributi, che quindi fanno anche dei controlli sanitari. E poi di notte però, che chi cerca trasgressione può trovarla ovunque, molti sono viados, contro cui i residenti protestano anche tirando sacchi d'acqua. Perché ti chiamano puttana? Ma che cazzo vuoi? Andiamo a lavorare qua, vai via! 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 Vai via! Vai via! No, rompi! Basta! No, rompi la telecamera!